Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andiamo a parlare di una tipologia di guanti che garantisce maggiore protezione rispetto al normale. Parliamo dei guanti con le stecche. Cosa sono i guanti con le stecche? I guanti con le stecche sono dei guanti normalissimi da portiere, dove sulle dita sono presenti delle stecche per evitare che durante l'impatto col pallone il dito possa compiere un movimento innaturale verso l'indietro provocando dei traumi. Queste stecche principalmente sono formate di plastica, quindi garantiscono maggiore flessibilità e permettono comunque di compiere tutti i movimenti che bisogna fare durante la parata. Questi guanti sono nati principalmente soprattutto per le persone a cui piace giocare, ma tuttavia per la loro quotidianità non possono rischiare dei traumi alle mani. Basti pensare solamente ai musicisti, ma anche persone che tuttavia giocando solo a livello amatoriale non possono curare il gesto tecnico al meglio e rischiano solamente di potersi fare del male. E visto quindi che un trauma alla mano può provocare dei problemi alla nostra quotidianità, sono nati i guanti con le stecche. Quello che state vedendo è il GK Passion Bolt, un guanto con prestazioni eccelse, ma anche una grande sicurezza grazie alle stecche estraibili in tutte le dita, dal pollice fino al mignolino. Trovate tutti i link in descrizione per poterlo acquistare. Tuttavia esistono diversi tipi di guanti. Esistono quelli con le stecche estraibili, come il GK Bolt, o altrimenti con le stecche non estraibili, quindi il guanto non può essere trasformato in un guanto normale nel caso in cui si voglia cambiare, e invece con le stecche parziali, cioè solamente sul pollice che garantiscono un po' di protezione, tuttavia non al 100%, come può essere con tutte le dita, sia estraibili che non. Sicuramente i pro sono tanti, soprattutto se si guarda sul lato della sicurezza e quindi dell'evitare infortuni, ma tuttavia non sono solo questi. Infatti sono anche presenti dei contro, è un guanto molto più pesante, quindi per chi è amante del guanto leggero non è assolutamente consigliato, e anche se comunque non va a intaccare la tecnica, tuttavia con alcuni movimenti può risultare scomodo. Quindi sicuramente serve abituarsi prima, magari in allenamento, con questo guanto piuttosto che utilizzarlo subito in partita. Consiglio soprattutto di prenderlo della taglia perfetta, quindi non rischiare con una mezza taglia in più, una mezza taglia in meno, deve essere ben aderente alla mano. Bene ragazzi, spero che questo video vi piaccia, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, qua da Marco è tutto.